E ora fuori! Goldrake, avanti! Lì, quella cosa! Dottor Proctor, crede che abbia potuto risvegliare il vulcano? È molto probabile. Questo apparecchio assomiglia a un catalizzatore di Vegatron. Emette un alto livello di radiazione. Dovrei essere in grado di usare i sensori fotonici di Goldrake per assorbirla. Giusto, padre? Idea eccellente, Actarus. Guarda spaziale!
funziona. Ma Vega non avrà affidato il compito a una sola macchina. Ce ne saranno altre nei paraggi. No! Quei mostri stanno attaccando le navi! Vero. Vediamo se quel peschereccio ha bisogno del nostro aiuto, Alcor. Raggio antigravità! Uomini, ho sentito che quel grosso robot è dalla nostra parte. Esatto. Che posso fare per voi? Che cosa vi avevo detto? Questo robot è un vero lupo di mare. Ci aiuterà di sicuro. Stavamo andando a salvare i turisti che prendevano il sole quando il vulcano si è svegliato tuonando. Ma ora la lava sta scorrendo ovunque e la nostra chiglia non è in grado di resistere. Gettatela ancora qui per ora. Mi occupo io della lava. Tornerò da voi non appena sarà sicuro. Così si fa. Buona fortuna. Risaliamo il fianco del vulcano per scoprire da dove è partita l'eruzione. Devi solo prendere la rincorsa, Actarus. Neanche le rocce possono schiaccare i pugni di Goldrake. Usa il raggio antigravità, Actarus. Queste rocce faranno il resto fermando il flusso di lava. Sembra proprio un osso duro. Raggio antigravità! Boomerang elettronici! Raggio antigravità! Disintegratori paralleli! Boomerang elettronici! Raggio antigravità! Thank you.
gravità! È ora di tornare da quel peschereccio. Allora avete fatto? Bene, salpiamo! Abbiamo dei turisti da salvare, signori! Conto su di voi, ma fate attenzione, d'accordo? Non preoccuparti per noi, robot! Alla fine, con una lenza ci vuole prudenza! Eh? Hai colto? Hai capito? Tutta quest'acqua. Il pianeta azzurro fa onore al suo nome. Raggio antigravità! Ecco un altro catalizzatore. Raggio antigravità! Raggio antigravità!